Cambia la demografia e il tempo del riposo si allontana, con l'adeguamento, secondo la proposta del governo, della pensione a 67 anni, a ridosso della cosiddetta terza età. Ecco perché la longevità non è solo questione di dentiere ed elettromedicali, ma soprattutto di lavoro e di una nuova organizzazione aziendale, con i senior in prima linea come mentor per i protagonisti del ricambio generazionale, come emerge dal convegno Welfare e Sanità delle Imprese, nell'ambito di Ancona Senior City, la fiera della terza età in piazza Pertini ad Ancona. Cresce l'età pensionabile, quindi le aziende devono ragionare in maniera diversa. Come? Sì, le aziende devono predisporre queste politiche age friendly mirate, quindi dobbiamo sempre più passare dal considerare la risorsa umana più matura come un esubero potenziale a invece un tutor, quindi attribuire a queste persone più mature, diciamo così, all'interno delle imprese, della forza lavoro, un ruolo di tutor, di mentor, che potranno affiancare quindi le altre risorse più giovani. Come? Attraverso appunto un sistema di tutoraggio dovranno anche modificare un po', dovranno essere un po' modificati quelli che sono i ruoli all'interno delle aziende, attraverso quindi azioni di flessibilità, di orario, di mansioni, azioni anche di formazione. Organizzazione del lavoro, ma anche risposte ai nuovi bisogni di welfare e di sanità per i lavoratori stessi e per i familiari anziani, come si propone anche Sanarti, il fondo di assistenza integrativa per i lavoratori dell'artigianato. Sappiamo che quelli che sono i servizi che lo Stato può dare sono servizi standard, diciamo così. Le risorse sono naturalmente poche, le risorse pubbliche, mentre abbiamo visto che le esigenze delle persone, le esigenze delle famiglie sono poi esigenze specifiche, e per questo molto spesso le famiglie devono ricorrere a servizi a pagamento e pagati anche a caro prezzo. L'obiettivo di Confartigianato è quello di cercare di creare una rete di collaborazioni anche con gli enti preposti, per far sì che si possano mettere insieme le forniture che le imprese possono fare, quindi le cose che le imprese possono fornire come aziende, a quelle che sono le reali esigenze delle famiglie, al minor costo possibile.